Premio Livia Grisaffi Mattì, un concorso canoro che da alcuni anni a Montegiorgio va alla scoperta di nuovi interpreti, cantautori e band musicali. La terza edizione di questa rinomata manifestazione musicale è stata presentata al Cubo Wellness dal patron Salvatore Mattì. Il 27 e 28 agosto, come è successo, come già è successo da 18 anni, ci sarà questa manifestazione. Una volta era concerto per giovani cantanti lirici che lo faceva mia madre. Poi mia madre è andata a miglior vita e noi figli, insieme a tutta la famiglia, abbiamo continuato in questa opera, però dopo 16 anni di concerto di cantanti lirici, lo facevamo al Teatro dell'Aquila, è arrivata la crisi. La crisi ci ha portato a fare una manifestazione all'Ippodromo, il 17° anno è stato un po' così così, ma il 18° grazie a Michele Pecora, a Lorenzo Bassani, a Giampiero Paternesi e al direttore della RAI Pasquale Mammaro, la manifestazione è esplosa. Ed è talmente esplosa che quest'anno, grazie ad Angelo Marozzi, abbiamo portato qua, che è il presidente del Cubo, abbiamo portato qua Mara Maionchi e il direttore dell'orchestra di Sanremo, abbiamo portato qua dei personaggi straordinari. Nato senza grandi pretese, il premio Livia Grisaffi Mattì ha fatto subito da richiamo a numerosi artisti, provenienti anche da fuori regione, desiderosi di accendere le luci della ribalta. È nata 3 anni fa, e 3 anni fa, quasi per scommessa, ho provato a chiamare il maestro Michele Pecora, che nel frattempo faceva tante cose nella sua vita, oltre che a cantare, l'autore, direttore artistico da altre parti, faceva anche il direttore d'orchestra, perché lui ha anche una grande orchestra, che poi potrete ascoltare anche nella serata finale del nostro concorso. E così, insomma, l'ho convinto a prendere, diciamo, questa strada, a fare questa avventura insieme, senza sapere esattamente che cosa sarebbe successo poi. Ma col tempo e con il lavoro veramente impegnativo, ma con grande soddisfazione devo dire, siamo riusciti a creare veramente un gioiellino che per la nostra provincia è sicuramente una situazione importante, perché la nuova provincia del Fermano sicuramente non aveva un evento degno di nota, cioè c'erano dei concorsi ma soprattutto locali. Abbiamo un sito internet che è premioliviagrisaffimattì.it, che si può consultare, dove potrete vedere quello che abbiamo fatto e quello che ci apprestiamo a fare, perché stiamo partendo proprio con la nostra terza edizione quest'anno di questo concorso. Forte e chiara è stata anche la risposta del territorio, che ha partecipato sempre più attivamente all'organizzazione dell'evento, dimostrando tutto il suo entusiasmo e la sua generosità. Il territorio e principalmente le aziende che sono sul nostro territorio stanno rispondendo molto bene e stanno rispondendo con interesse alla situazione. Abbiamo prospettato una buona sinergia tra sviluppo del territorio, spettacolo e veicolo pubblicitario per le loro aziende. L'hanno accettato molto bene. Abbiamo detto di fare dei piccoli spot pubblicitari che possiamo trasmettere durante le giornate di corsa all'Ippodromo, da adesso fino ad agosto, negli intervalli tra una corsa e l'altra, mentre si preparano i cavalli. E questi hanno detto, alcuni hanno detto, hanno apprezzato l'iniziativa. Insomma, queste sono alcune delle cose che abbiamo suggerito di fare. Poi chi le prende, le recepisce, secondo me fa un ottimo affare. Ecco, sponsorizzare un evento di questo genere significa anche sponsorizzare il territorio di Montegiorgio e di tutta la provincia. Esatto, noi ci teniamo molto a questa unione per rafforzare il paese di Montegiorgio, di portare più gente da noi, di fare gruppo e di fare sinergia con il territorio. Ma qual è l'iter con cui si arriverà a decretare gli 8 finalisti della serata conclusiva del 27 agosto? L'iter è quello classico un po' di tutti i concorsi, cioè c'è una prima selezione, una prima fase, o meglio, una prima raccolta di domande
di partecipazione. Ascolteremo tutto il materiale che ci arriverà. Dopodiché ci saranno due selezioni regionali, anzi nazionali per dire la verità, che si faranno nelle Marche, e da queste due selezioni ascolteremo tutti gli iscritti, e di questi iscritti ovviamente verranno selezionati soltanto poi alla fine gli 8 che andranno al premio Olivia Safi Matti, che si terrà il 27 agosto. Quindi è una selezione, un iter abbastanza classico. Da chi sarà composta la giuria? La giuria non l'abbiamo ancora definito, perché è ancora un po' presto. L'anno scorso abbiamo avuto Fabrizio Pausini, il papà di Laura Pausini, Anna Graziani, Pape Gurioli. Quest'anno rivedremo alcuni personaggi di questi, aggiungendone altri, magari musicisti o magari altri personaggi, giornalisti del settore musicale, discografici, però ancora non l'abbiamo definita, perché è una cosa che si fa un pochino più avanti, perché è ad agosto, quindi... E si dice poi che per la serata conclusiva ci saranno nomi di richiamo, di spicco, si parla di Vecchioni, di Lucio Dalla, di Gloria Gaynor, è così? Io questa è un'anticipazione che non posso fare, perché finché non ci sono i contratti firmati con gli sponsor non posso fare questi nomi, però a voce queste persone mi hanno assicurato che saranno qua. E qual è invece la risposta del pubblico, viste anche le edizioni passate? E tanti ci chiedono: ma riuscite a portare questi personaggi? Dico, noi ci riusciremo a portarli, l'importante è che chi ci sovvenziona e ci aiuta, perché non è che possiamo avere delle fondi che scendono dal cielo, stiamo trovando delle buone strade. Se, come io prevedo, le strade a un certo punto si congiungono e verrà fuori una bella manifestazione con bellissimi e importanti nomi nel campo della musica, dello spettacolo, sia dal punto di vista dello spettacolo stesso, del concorso, sia dal punto di vista della giuria, che ci sono i giurati sono di altissimo livello, tutti del campo della musica, della produzione musicale, della discografia. Quindi il loro giudizio è insindacabile, come è stato nei primi due anni, che nessuno, grazie a Dio, ha potuto obiettare sul risultato. Numerosi saranno i cantanti in gara, soli in 8 però accederanno alla serata finale, si contenderanno un premio che da quest'anno premia ancora di più. Dunque, il premio era stato sempre 1000 euro per il vincitore più il trofeo, ma quest'anno in modo particolare, dopo aver suggellato un'amicizia con il Festival Show del Veneto, insieme alla produzione del Festival Show, abbiamo creato la condizione che il vincitore del premio Olivia Crisafi Matti, oltre alle 1000 euro e al trofeo, andrà di diritto il prossimo anno tra i finalisti del Festival Show, che esiste da 10 anni ed è già affermatissimo in tutta Europa, non solo in Italia. Ed ecco quindi giustificata la presenza questa sera di Mara Maionchi. Ecco, questa è una bella scommessa anche questa, perché Mara Maionchi, con i grandi impegni che ha in questo periodo, soprattutto dopo la performance di Amici, penso che sia veramente difficile poterla avere a disposizione, indipendentemente dal discorso, da altri discorsi, proprio per il tempo che non c'è. Perché lei sta veramente oggi in Sicilia, domani in Lombardia, dopodomani sta nelle Marche, ecco. E allora siamo riusciti ad averla ed ecco lei che insomma un po' guarderà e farà una specie di scrutinio tra tutti i concorrenti che si presenteranno a questo nostro concorso. Mara Maionchi, grande discografica, nell'ultimo periodo anche grande personaggio televisivo, qui a Montegiorgio per le audizioni del Festival Show. Intanto qual è la preparazione tecnica artistica che ha trovato nei ragazzi che ha sentito? Guarda, io amo molto sentire i giovani, perché nei giovani è il futuro, voglio dire, di artistico dell'Italia. Ma ho sentito alcune cose interessanti, alcune da lavorare, ma sai, c'è sempre da lavorare, perché anche quando uno non arriva mai, nel senso che c'è sempre da fare, sempre da migliorare. Però ho sentito due o tre cose interessanti. Qualcuno dunque con il fattore X c'è? Sì, qualcuno col livello, sì, sicuramente sì.
Senta, poi nelle Marche, parlando delle Marche, sta vivendo questa regione un momento propositivo, diciamo, ci sono grandi nomi, da Giovanni Allevi, poi abbiamo trovato Marco Mengoni, poi Serena Abrami, insomma è un momento davvero positivo, le Marche stanno tirando fuori il loro lato artistico. Bene, molto bene, mi sembra, poi con i nomi che hai citato, mi sembra che lo tirano fuori in maniera superlativa, per cui molto bene, viva le Marche. Però ha parlato di un momento particolare per la musica italiana, ha detto di una crisi creativa, è così? Io ho parlato di una crisi mondiale, la crisi creativa è mondiale perché veramente la crisi artistica c'è per motivi ovvi, nel senso che c'è per la vita che viviamo, per le ideali che abbiamo, per gli anni 70 furono anni fantastici per la musica, ma il mondo viveva in una situazione di ideali, di cambiamenti, di cercare il meglio, e questo, la musica era molto impregnata di questo desiderio. Oggi c'è un po' di ballo, di erotismo, e certe volte un po' poco. Bisognerebbe aggiungere qualcosa, ma poi gli artisti forti che cambieranno arriveranno. Una testimonianza diretta del legame che unisce il premio Olivia Grisafi Matti al Festival Show è venuta anche dai Carboidrati, vincitori lo scorso anno del Festival Nazionale e del premio della critica al concorso montegiorgese. Come è stato questo primo anno da vincitori? Allora, sicuramente l'esperienza in sé è qualcosa che ti segna, in quanto stai in una serata tra backstage e palco, lo condividi insieme a musicisti di un certo livello, di una certa preparazione, quindi, e anche con artisti di un certo spessore, come il Maestro Pecora, o l'anno scorso c'era Ron e tanti altri. A fare da cornice alla finale del premio Olivia Grisafi Matti sarà dunque l'Ippodromo San Paolo di Monte Giorgio, una struttura che ha alle porte una stagione estiva particolarmente intensa. Diciamo che la stagione primaverile è densa di avvenimenti extra ippici. Cominciamo già domenica prossima con la prima edizione del Prologo a Primavera. È un avvenimento che vede riunite all'Ippodromo San Paolo 9 proloco di altrettanti comuni della media Val di Tenna, che offriranno i loro piatti più della tradizione, oltre a presentare la loro immagine a quanti interverranno in quell'occasione. Sabato a partire dalle ore 15 del pomeriggio, domenica tutta la giornata e domenica in concomitanza con il Gran Premio San Paolo. E avremo soprattutto una gara, per la prima volta, una gara motociclistica all'Ippodromo San Paolo, una gara di flat track. Un'altra cosa che voglio ricordare, il 29 maggio, sempre all'Ippodromo San Paolo, ci sarà una grande festa di mini basket che vedrà riuniti al San Paolo i ragazzini di tutta la regione. Che cosa rappresenta questa manifestazione, la cui serata finale fra l'altro si terrà nell'Ippodromo San Paolo, che è un po' una struttura fiore all'occhiello del comune di Monte Giorgio? Credo che per Monte Giorgio rappresenti, come d'altro canto l'Ippodromo stesso, un momento di farsi vedere in giro, di farsi conoscere, e quindi di una pubblicità enorme che va su tutto il campo nazionale e internazionale. Ed il territorio come risponde a questa manifestazione? I montegiorgesi? Hanno risposto sempre in maniera piena. Monte Giorgio è fedele all'Ippodromo, che sicuramente per il paese è un motivo di orgoglio, perché offre lavoro e perché ci rappresenta, come dicevo prima, in campo nazionale. Anche l'onorevole Remigio Ceroni alla serata di presentazione del premio Olivia Grisafi Matti, un evento diventato per Monte Giorgio e per tutta la regione un punto di riferimento. Ma non si può nascondere che il Fermano è un territorio pieno di vitalità, sono tante le iniziative che vengono organizzate, questa di questa sera merita indubbiamente una segnalazione, un plauso, perché mira a scoprire, a far emergere, a valorizzare talenti musicali.